è una cosa che vi appassiona anche per un tempo un pochino maggiore, quindi è sintomatico questo. Senti, in questa tua scelta, quindi, che è una scelta professionale, perché praticamente su questo tu stai mettendo in pratica la tua attività, i clienti come reagiscono? Ecco, che tipo di risposta c'è? Ti dicevo, è quello lì, cioè, purtroppo la gente è condizionata non solo, allora, fermo restando che c'era scelte dovute alla crisi economica, per cui meno Sì. giornali perché si tagliano rami secchi indiscutibilmente, per cui magari la lettura comincia a perdere, per cui un giornale non si compra, cioè, piuttosto che due se ne compra uno. Io ho un omino che è simpaticissimo, lui mi sbircia sempre il sole 24 ore, me ne accorgo, addirittura qualche volta mi ha chiesto il permesso di sbirciarlo perché non se lo può permettere, cioè Certo. compra magari il quotidiano e il sole 24 ore diventa un pochettino più pesante, però lo sbircia. Certo. Quindi dicevo, un po' perché la crisi economica oggettivamente condiziona le scelte del cliente, un po' perché anche il assillare il cliente con varie pubblicità, con stimoli, fai l'abbonamento, fai qui, fai là, allora il cliente viene un po' manipolato in questo senso. Per fortuna, ti volevo dire, viene anche manipolato da noi, cioè nel senso Ecco, buono, ecco. perché chiaramente io per esempio riesco a incidere sulle scelte dei miei clienti, Ah. non tutti chiaramente, perché per l'amor di Dio io sono lì e offro un servizio, poi se mi chiedono o percepisco che c'è lo spazio per inserire una conversazione o comunque dare dei suggerimenti, lo faccio ben volentieri. E in genere la gente accetta. Ecco. Sono riuscita per esempio a vendere una pubblicazione che mi sembrava interessante, culturalmente interessante, a una signora che capita abbastanza frequentemente. Infatti, quando poi l'ha letta, mi ha detto: ah sì, bellina, bellina, la compra tutte le volte che esce. Cioè, quindi non Beh, voglio fare nomi di pubblicazioni perché non è no, corretto, certo. però. Per dirti che in effetti cioè anche noi abbiamo questa capacità di influire, oltre alla pubblicità che a volte influisce anche in maniera negativa. No, ma Però, questo lo ripetiamo sempre dai nostri microfoni. C'è un protagonismo da parte degli edicolanti che va messo assolutamente in evidenza e che in realtà non fa altro che mettere a frutto quello che è il tesoro di questo mestiere, cioè il rapporto con la clientela. Gli edicolanti non sono soltanto dei porgitori di giornali, assolutamente no. conoscono la propria clientela, ne sanno orientare in qualche modo i gusti, ma soprattutto sanno proporre, visto anche l'affollamento che c'è in edicola, sanno proporre magari quella testata, quel titolo, quel periodico che è sfuggito, perché c'è un vero e proprio affollamento che è sfuggito ad una prima occhiata. Beh, la legge di riforma, in qualche modo, che è stata approvata ad ottobre, interpreta questa caratteristica con il famoso articolo 8, e cioè riattribuendo all'edicolante una maggiore responsabilità nella scelta, quindi nel rifiuto dei prodotti non conformi. Certo, siamo Sì, ma appunto. Ecco, infatti vai. dovrebbero, questo era il mio pensiero, magari anche, non lo so se è fattibile o meno, però pensavo proprio questo, cioè noi sfruttando, chiaramente in senso buono, utilizzando questa nostra possibilità, quella di indirizzare anche il cliente indeciso verso acquisti. È chiaro che anche l'editore che vuol proporre, anzi in questa fattispecie riproporre delle cose che non sono, cioè che sono proprio riproposte, un po' come dire forzate, Esatto. dovrebbe riconoscerci questa capacità perché
alla fine del salmo, diciamoci, se io vado a lavorare alle 6 di mattina e vengo via alle 8:30, 9 la sera, è chiaro che io a casa devo portare comunque una, come dire, un quantum che mi dia una giustificazione per come una gratificazione alla mia, al mio lavoro, che è abbastanza pesante. Certo. Senti, tra l'altro non sono, dimmi. Da edicola promiscua, quindi dopo 3 anni di attività, te la senti di fare un primo bilancio? Ma guarda, l'edicola promiscua secondo me non è cattiva come idea. C'è un lavoro chiaramente molto molto più alto rispetto a quello dell'edicola pura, indiscutibilmente c'è un lavoro molto più alto, molto più faticoso, perché considera che per esempio in giorni in cui non arrivano le pubblicazioni, perché il giorno prima è stata festa, quindi il giorno dopo il Natale, il giorno dopo insomma sì, Santo Stefano eccetera, o il giorno dopo Capodanno, quando o come primo maggio, e il giorno dopo, allora c'è un surplus di lavoro destinato all'altro ramo dell'attività che in certe occasioni viene un po' come dire, trascurato. Certo, perché certo. In effetti l'edicola occupa la maggior parte del tempo, quindi bisogna ritagliarsi i tempi anche per le altre attività. Quindi le dico, cioè questo tipo di attività mista non è dicevole, però è chiaro che il lavoro è maggiore. E comunque è l'edicola che poi alla fine del salmo va a occupare più spazio. Certo. Mi sono accorta proprio questo, che pur avendo da 20 anni la tabaccheria, in 3 anni l'edicola mi ha assorbito molto molto sia in spazi che in tempi che attenzioni rispetto alla tabaccheria, quindi diciamo che anche perché l'edicola in qualche modo è in mano al distributore, quindi bisogna un po' prendere quello che arriva da lì, e torniamo un po' al nodo. Sì, il nodo è quello lì. Cioè, ora, tra l'altro, ti pensavo, noi avevamo, cioè mi veniva di dirti questo, noi avevamo ad Arezzo una situazione che era abbastanza buona, non che ora fosse, cioè che ora è cattiva, però noi riuscivamo qualche tempo fa, quando io ho comprato l'edicola, quindi si tratta di 3 anni fa, noi riuscivamo a dare indietro anche il conto deposito, cioè alcune pubblicazioni di conto deposito che non erano, non ci erano gradite o perché erano, secondo noi non erano idonee, noi riuscivamo anche a mandarle indietro. Certo. E perché avevamo un accordo che eravamo riusciti a fare come sindacato, come sindacato Sinagi, sì. A mandare indietro un po' di conto deposito, cioè, quindi era una conquista abbastanza interessante. Poi per una serie di vicissitudini, poi perché probabilmente qualcuno ne abusava sì. di questa opzione, è chiaro che il distributore ha ritirato le fila e ha detto no, così non va bene. Certo. Dunque, hai parlato... Ora, chiaramente, dimmi. Hai parlato di sindacato. Volevo chiudere questa intervista appunto parlando di sindacato, visto che tu ti sei accostata a questo mestiere da soli 3 anni e però in qualche modo sei già arrivata all'adesione al sindacato, che è una cosa positiva da un lato. Dall'altro però certo c'è da dire che tu sei entrata in un momento un po' particolare per la vita del sindacato, ma anche per la vita della categoria, che ancora stenta a ricostruire quell'unità che è stata fondamentale negli anni scorsi. Sì, questo almeno per quanto riguarda il sindacato a livello nazionale penso di sì. Ci sono chiaramente anche a livello locale, credo, sì. Nel senso che per quanto per sentito dire, chiaramente certo. Non per vissuto direttamente, ma per sentito dire, il sindacato qualche anno fa o qualche decennio fa ad Arezzo era molto più forte.
e nel tempo, un po' perché si sono alternati colleghi, un po' perché è arrivata gente che ha poca dimestichezza con questo, probabilmente c'è anche gente che valuta meno, ma è una situazione, diciamo, storica. Adesso stiamo vivendo un momento storico in cui c'è un allontanamento oggettivo della categoria, certo, sì, dalla politica, dal sindacato. Ci sono degli allontanamenti perché ci sono delle delusioni enormi. E probabilmente non c'è stato un collegamento con la base, con sia dei partiti, non per generalizzare, ma certo, probabilmente anche questo problema l'ha avuto anche il sindacato. Anche se oggettivamente, per quello che posso valutare, a parte qualcuno, ma in linea generale il Sinagi ad Arezzo è abbastanza forte, sì, nel senso riusciamo ad avere anche una... litigando quanto ti pare, come al solito, ma è giusto che sia così, confrontandosi, e riusciamo anche ad avere un potere contrattuale abbastanza importante anche con il distributore, riusciamo anche ad incidere su alcune scelte chiaramente del distributore, non tutte purtroppo, perché ci mancano perché magari dovremmo avere magari un pochino più di supporto a livello nazionale, ma o perché a livello nazionale ci sono delle situazioni che noi dobbiamo per forza recepire, come sia come il nostro distributore deve recepire perché è così, sia noi come vigilanti dobbiamo recepire perché è così, e che se non si modificano a livello nazionale, come per esempio, che sono una delle cose che ci ha dato tantissimo fastidio, è stata la scelta da parte del Corriere della Sera, per esempio, di vendere il Corriere della Sera a un euro, sì, e che insomma, diventa uno sminuire, cioè non è come dire, sminuire il lavoro anche di chi sta lì dietro al banco e dà e consegna e consiglia, eccetera. Beh, del resto Cairo è un editore, quello appunto nuovo padrone del Corriere della Sera, è un editore che viene proprio da quella pratica commerciale lì, cioè dal cut price che crea proprio problemi enormi alla distribuzione. Margherita, io ti ringrazio. Vai, dimmi. No, infatti volevo affidarti la chiusura, vai. Sì, no, dicevo, invece con il nostro distributore, bene o male, riusciamo a mantenere un rapporto contrattuale, per cui comunque ci sono delle scelte che abbiamo addirittura fatto insieme col distributore, mm-hmm, ed è una cosa importante. Certo. Non tutte, ma alcune delle scelte le abbiamo fatte insieme, e questa è una cosa che chiaramente ci gratifica. È quello che ripetiamo sempre da questi microfoni, e cioè in un momento di crisi forse la filiera dovrebbe dialogare di più al suo interno. Purtroppo sì, sicuramente quando sei stata avviata a questo mestiere l'avrai sentito già, cioè questa è stata una categoria abituata per tantissimi anni, insomma, a prendere per oro colato quello che faceva, quello che disponeva la distribuzione. Oggi non è più così, perché la crisi impone di rimodellare tutta l'attività, e si sta creando un pericolosissimo sistema di vuoti e di pieni, dove sostanzialmente chi sta sopra scarica su chi sta sotto tutte le problematiche che si vengono a creare. Poi è vero, ci sono, non dico delle isole felici, però comunque delle situazioni dove ancora l'accordo riesce a essere importante, centrale, altre invece dove i distributori hanno mano libera, e chiaramente lì si creano i problemi. Margherita, io ti ringrazio di questa chiacchierata, è stata molto istruttiva, spero di ritornare a collegarmi con te, anche perché mi sembra di capire per te la lettura ha un valore importante. Non so se l'hai saputo, ma del resto è proprio questione di questi giorni. Radio Rete Edicola, insieme al Sinagi, insieme a QR Poste, sta cercando di fare questo accordo per tornare a vendere bene, devo dire, i libri in edicola, quindi sicuramente diventeremo clienti, insomma, della tua edicola, perché questa dei libri è una scelta
che vogliamo spingere, c'è spazio, c'è spazio, l'abbiamo detto tante volte, stanno chiudendo tante piccole e medie librerie, tanti piccoli e medi editori cercano nuovi piani di vendita.